Come sempre, grande appuntamento per la Confartigianato Cuneo Zona di Bra per la festa degli artigiani della zona braidese 2013. Domenica 10 novembre il clou delle iniziative, la Santa Messa presso il Santuario della Madonna dei Fiori, con benedizione dello stendardo delle medaglie indirizzate alle ditte artigiane benemerite. Poi il ritrovo presso la Sala Montà dell'Hotel Cavalieri e il premio Imprenditoria Artigiana 2013, con la premiazione delle ditte artigiane e la consegna dei premi speciali Artigian d'Or e Artigiani Senza Confini. Poi l'aperitivo offerto dalla Confartigianato Imprese Cuneo Zona di Bra e il pranzo sociale presso il ristorante Il Principe. Per il premio Imprenditoria Artigiana 2013 le imprese artigiane benemerite premiate della zona di Bra sono per Bra Walter Allocco, Enrico Busso, Maria Teresa Rabbia, Morena Grimaldi e Anna Maria Burdese e l'idraulica service di Daniele Fornasero e C. Per Ceresole d'Alba Maria Caterina Lusso, per Cervere Elio Gerbaldo, per Cherasco Michele Rinero e C e Antonio Lenta, per La Morra Ezio Bormida, per Narzole Bernardino Gandino, per Pocapaglia i fratelli Alberi di Alberi Pietro e Giuseppe, per Sanfrè Giuseppino De Boni, per Santa Vittoria d'Alba Francesco Cannatà, per Sommariva del Bosco Alberto Almondo, per Sommariva Perno Francesco Isnardi e per Verduno Franco Badellino. Conferiti poi i riconoscimenti Artigiani Senza Confini alla Bonino SS Costruzione Macchine Agricole e il premio Artigian d'Or 2013 al Commendator Giacomo Pirra. Durante la manifestazione sono stati poi assegnati riconoscimenti particolari ai dirigenti Silvano De Maria, Mario Gandino, Sebastiano Monchiero, Tommaso Cossolo, Giampaolo Oliveto, Orazio Mollo e Maria Zorgnotti. È un importante evento che coinvolge tutta la zona di Bra, i nostri associati, eccetera. Effettivamente c'è sempre una prima volta, uno perlomeno ci prova perlomeno già a equivagliare quello che è stato fatto finora dal nostro commendator presidente Giacomo Pirra, per ben 20 anni presidente della zona. Io ringrazio lui, sicuramente ho dei validi collaboratori come un direttivo già abbastanza assodato, ci sono delle new entry che comunque dei giovani, cerchiamo di spingere su quello. E che dire, ringrazio come ho già fatto prima, naturalmente, perché se queste cose avvengono è grazie sia per il contributo sia economico, che senza di quello non si fa nulla, e anche un contributo proprio a livello organizzativo. Per questo ringrazio il comune e il sindaco e tutta l'amministrazione comunale della città di Bra, la Cassa di Risparmio, tutte le istituzioni e ovviamente Confartigianato Imprese Cuneo, con il presidente Domenico Massimino, che gli auguro sicuramente che riesca ancora a essere nel prossimo mandato come presidente, perché di certe persone non potremo anche farne a meno. Standing ovation in questa sala all'Hotel Cavalieri per il premio Artigian d'Or al commendator Giacomo Pirra, dopo 20 anni di presidenza, oggi dall'altra parte come premiato. Che emozione! Ma l'emozione è sempre stata grande. Oggi è stata grande la mia emozione, come il primo giorno che sono stato eletto presidente. Comunque da 27 anni che ho fatto 9 anni di fiduciario comunale, poi 20 anni di presidenza. Mi è costato molto, nell'impegno, nella trascuratezza di cose anche personali, ma mi sentivo il dovere, dopo aver preso questo grande incarico, il vero dovere di partecipare e di fare onorare il mio impegno. E l'ho fatto con anima e corpo. Il premio Imprenditoria Artigiana è un momento per fare festa con il mondo artigianale, ma soprattutto anche un momento di riflessione dei rapporti sul territorio, i rapporti tra le imprese artigiane e anche le istituzioni, in questo caso il comune. È certamente un momento molto molto importante, un momento a cui teniamo come amministrazione, tant'è che siamo presenti sempre come assessori, e il sindaco è sempre presente per sottolineare alcuni impegni che con questa innervatura fondamentale del tessuto economico della nostra città abbiamo. Lo abbiamo 365 giorni, 364 in cui non si fa festa, oggi in cui si fa festa. E abbiamo avuto una manifestazione importante con una larga partecipazione, un riconoscimento sia agli artigiani che ai dirigenti artigiani che si sono distinti in questi anni. Quindi cerchiamo di lanciare un messaggio di fiducia e di speranza partendo da delle basi realistiche che sono la capacità degli artigiani di stare sul mercato, di essere innovativi, di fare qualità e di mettersi in gioco fino all'ultimo giorno. Quindi sicuramente con queste caratteristiche possiamo guardare avanti e Confartigianato sarà sicuramente al fianco delle aziende artigiane cercando anche lei, Confartigianato, di migliorare in qualità ed efficienza.
Non soltanto i presidenti vanno in pensione, ma anche i funzionari di zona, soprattutto i funzionari di zona che diventano quasi un simbolo della zona, come il caso di Remo Bertello, dal 74 funzionario. Adesso i saluti ovviamente in un'ovazione generale dei dipendenti e di tutti i dirigenti di Confartigianato. Quale emozione ha vissuto? Sì, una grande emozione, soprattutto perché era inaspettata questa cosa, quindi mi ha fatto tantissimo piacere. Ed è da una parte c'è una vita trascorsa al fianco insieme agli artigiani e soprattutto sono molto molto felice per aver insegnato qualcosa ai dipendenti e proprio in un passaggio di dire cosa dovranno fare, qual è la strada da fare per continuare in questo bellissimo, bellissimo lavoro. Direttore Ferrario, questo è il volto autentico della Confartigianato, al di là delle imprese che sono gli associati, c'è tutto questo mondo che ruota intorno e che lavora per far sì che le imprese riescano a crescere. È proprio così. Io ho trovato in Remo non soltanto il lato professionale, ma anche il lato umano. E l'amicizia, la relazione profonda che accomuna i nostri dipendenti con l'interesse delle imprese artigiane. È proprio così, come voi artigiani avete con i vostri dipendenti a volte un rapporto storico di amicizia, capite che sono loro che conoscono l'impresa e il lavoro e vi aiutano a portare avanti tutti i giorni, anche nelle difficoltà, alla barca. Il messaggio che noi diamo come Confartigianato è lo stesso. Noi non siamo dei vostri fornitori artigiani, noi siamo insieme a voi, conosciamo bene le vostre tematiche, cerchiamo di affrontarle da amici, sapendo quelli che sono gli interessi e le difficoltà degli artigiani. E Remo è proprio la testimonianza vivente di questo fatto, tant'è vero che non si è ancora stufato di questo lavoro, è talmente appassionato che rimarrà con noi ad aiutarci a portare avanti con i nuovi che arrivano. Oggi è l'appuntamento tradizionale di novembre che fa Confartigianato di Bra, la zona di Bra. Io credo sia anche importante mantenere queste scadenze, perché è importante fare il punto della situazione ogni anno e dirsi le cose con franchezza, con serenità e con spirito di collaborazione, come è stato fatto questa mattina. È innegabile e non possiamo nasconderci che il momento di crisi esiste, ma esistono anche le forze e le energie della nostra gente per poter superare. Oggi a Bra si è parlato del sostegno che Confartigianato continua a dare alle imprese artigiane con il suo sistema, ma guardando anche lontano, guardando all'Europa, un'Europa che deve tutelare sempre di più anche il prodotto artigianale, e su questo si è parlato proprio del marchio Made In. Sì, il marchio Made In, che finalmente la Commissione europea, che ha e segue questo tipo di argomento, l'ha passato al Parlamento, quindi ci auguriamo che il marchio Made In, quello che deve valorizzare le produzioni dei singoli paesi, venga finalmente recepito. Su questo l'Italia, e Confartigianato in particolare, ne ha fatto una battaglia importante. Ci auguriamo che attraverso il Made In vengano rivalutati molti dei nostri prodotti e soprattutto si possa stabilire la reale differenza tra quelli che sono i prodotti delle nostre peculiarità in confronto dei paesi che invece fanno prodotti più scadenti, che cercano di copiare le nostre. Mondo Artigiano in collaborazione con UBI, Banca Regionale Europea.